lei sente ancora di avere la fiducia di tutto il gruppo, di tutta la squadra? Lei sente di essere l'allenatore di questi giocatori? Questa settimana che cosa ci è successo veramente? Ce lo può spiegare? Allora, io intanto credo di sentire in maniera molto forte la fiducia della società, e questo per me è l'aspetto più importante. Noi tutti siamo delle persone, ognuno per il proprio ruolo, sia il tecnico, sia i calciatori, sia lo staff tecnico, preparatori, al servizio della società. E tutti quanti dovremmo essere al servizio della città, dovremmo giocare per la maglia, per la gente e in questo caso anche per la nostra società. Quindi io mi sento molto, molto sereno per la partita, e perché credo che il rapporto tra allenatore e calciatori sia un rapporto professionale. E quindi sono molto arrabbiato, ma per le sconfitte soprattutto, per come sono maturate, ma continuo a dire e a sostenere che si deve giocare per qualcosa di più importante, che sia il rapporto allenatore e calciatori. Continua Vincenzo, prego. Sempre io. Sì. No, la domanda che le faccio, le notizie che abbiamo avuto noi e che abbiamo dato, fanno emergere un gruppo, di una squadra che non, in questo momento non recepisce le sue indicazioni, non ha chiesto addirittura, pare abbia chiesto addirittura alla società un suo allontanamento. Quello che le voglio dire, lei ha detto sento la fiducia della società, ma sente anche quella dei calciatori? O i calciatori e l'allenatore in questo momento sono due parti autonome che lavorano e agiscono in maniera completamente estranea? Non credo che siano due parti autonome, questo è fuori. Non so se voi avete notizie migliori delle mie, io vivo quotidianamente con i calciatori, non credo che siano, appunto, non credo che siano due parti. Non siano due parti autonome. Io sono allenatore, loro sono i calciatori e poi c'è la società. Credo che la squadra vada in campo per giocare, come ho detto deve giocare per la maglia, per la città, per la società, per la gente, per l'istituzione di Reggio, e quindi credo che questa è la cosa più importante e questo è il mio pensiero. Alla luce di questo dobbiamo aspettarci delle novità per quanto concerne l'11 di partenza? Ma adesso ancora presto per parlare di novità, mancano 24 ore alla gara, abbiamo tempo per poter ancora riflettere su come andremo a giocare. Pino Guglielmo. E mister, dunque sarà una Regina diversa quella in campo domani a Catanzaro, aggressiva forse pure? Voglio una Regina aggressiva, sempre, certo. Voglio una Regina aggressiva, voglio che la Regina ritrovi la strada che è stata smarrita, ma per motivi che non dipendono soltanto dalla mia volontà. È normale che ognuno di noi, come sempre, io principalmente ho le mie responsabilità e non mi sottraggo mai a queste. Però io sono abituato che a casa mia i panni sporchi si lavano in famiglia. Grazie. Ci sono altre domande dei colleghi? Vincenzo. Sì, puoi venire da solo. Una domanda un po' provocatoria, mister. Lei in questa settimana ha mai pensato di alle dimissioni, non sentendo più la squadra con sé? In primis, e seconda battuta, riallacciandomi alla domanda di Pino Guglielmo, alcuni dei calciatori che probabilmente hanno mentalmente anche mollato e hanno un poco manifestato in alcune prestazioni, domani troveranno posto in panchino o in campo? Te sai quali sono i calciatori che hanno mollato? No, così mi dai una mano. E, allora, intanto le dimissioni rientrano, è un modo di scappare, e quindi è un modo di scappare, non di assumersi responsabilità. Quindi non credo che nessuno mai nella vita, quando vuole lottare, dia dimissioni. Le dimissioni si danno quando non si ha più voglia di lottare e quando si pensa che non si può, si è nudi, non si può più mettere più in campo niente. Io penso di poter dare moltissimo e quindi non vedo perché, non mi è mai sfiorato la testa, non mi sfiorerà mai, perché la mia storia, la mia vita è sempre lottare, mi sono guadagnato tutto da solo e sempre con molto sudore, quindi in questo rappresento molto anche lo spirito del Presidente, e quindi non è che è una sviolinata al Presidente, perché non ho bisogno di questo, però siamo gente che lotta e che lottiamo con i denti e quindi vogliamo lottare. Ma è preoccupato la vigilia di questa? Ma come ogni partita, le preoccupazioni sono l'occupazione di pensieri che vanno rivolti alla partita, sia positivi sia negativi, sia come gioca l'avversario, come giocheremo noi, come entreremo in campo.
Ma questo è sempre così. Ma cosa ha portato a questa situazione? È solo una questione di risultati negativi? O cioè... A questa situazione quale? Di mancanza di serenità. Ma quando non ci sono i risultati c'è sempre mancanza di serenità. Ma vale in tutte... È come se uno non avesse i soldi per andare avanti a casa. Vuol dire, i risultati sono il pane quotidiano per noi che facciamo sport, quindi è normale che ci possano essere delle problematiche. Poi, come ho detto prima, dalle problematiche non si scappa, ma non devo scappare io, non scappa nessuno, la società non è scappata, anzi è stata in prima linea, io non scappo, non devo scappare neanche i calciatori. I calciatori che andranno in campo domani hanno una grande responsabilità, grandissima, verso la città, verso la proprietà, verso se stessi, perché ci vuole amor proprio. Ci vuole amore per la gente che viene allo stadio, per la gente che va in giro, per la gente che ama la regina. Quindi i giocatori hanno un forte senso di responsabilità e lo devono avere. Questo non è, vuol dire, anche io ho un forte senso di responsabilità, tutti noi abbiamo un forte senso di responsabilità. Chi non ha questo è meglio che sta a casa. Mister, si è riscaldato molto in questa risposta, quindi vuol dire che lei riesce a subodorare che all'interno della squadra ci sia qualche giocatore che tira il piede indietro. Questo io non l'ho mai detto. No, intanto vi prego di non mettere voglio essere chiaro, di non mettere in bocca in questo momento soprattutto cose che non dico, perché io sono allenare. Io dico soltanto che si deve giocare per amore, per la città, per la maglia, per la società, si deve giocare per tutto, anche per noi stessi, e quindi si deve giocare in questo senso. In un momento di difficoltà, di risultati, bisogna aggrapparci a questi sentimenti, che sono sentimenti umani, ma che sono sentimenti che ognuno di noi dovrebbe avere per fare uno sport ad alto livello. Ma questo non vuol dire che noi non ce l'abbiamo, e non dico che noi non ce l'abbiamo. E questo è il mio senso del discorso. Bisogna attaccarsi a questi valori, sempre. Mi faccio una domanda. E soprattutto qui a Reggio. Hai sentore che ci sia qualche giocatore che non io, sia così dedito alla squadra? Se avessi il sentore di ciò, se avessi il sentore di ciò, non lo direi qui. Una cosa che ti aspetti domani dai tuoi giocatori, oltre a quello di vincere a Catanzaro? Pino Guglielmo. Il nuovo acquisto potrebbe già scendere in campo domani? No, non esageriamo, intanto è squalificato. Squalificato. Scenderei in campo io. Ci sono altre domande? La squadra l'ha vista più tranquilla in questi ultimi giorni, ancora si avverte un po' del peso della sconfitta subita contro il Rende e tutto quello che è accaduto in settimana? Ma siamo venuti in ritiro, secondo me in maniera molto opportuna, la società ha preso una decisione molto saggia in tal senso, perché comunque stando insieme abbiamo avuto modo di poter analizzare eventualmente, evidentemente, alcune problematiche di campo che ci possono essere durante le partite. Tutto qui. E questo ritiro, secondo lei, è servito al gruppo? E domani, devo dire domani, adesso che ne so. Come faccio a dire adesso? Secondo me è servito, ma... Quello che può percepire lei? Sì, credo di sì, credo che sia stato molto utile. Sia stato molto utile perché ha avuto modo di confrontarci, altrimenti ognuno andava nelle nostre case, andava per i cavoli nostri, in giro per la città e non avevamo modo di confrontarsi, se non le due ore di corsa qui. Io lavoro 20 ore al giorno, quindi ho sempre modo di confrontarmi. Sono tutti disponibili? Sono tutti disponibili, credo che abbiamo uno squalificato, Di Filippo squalificato, gli altri sono tutti disponibili. Si è sentito un po' tradito dalla squadra? Ma tradito è una parola, mi sentirei tradito è una parola forte, nel senso che sono deluso, questo sono molto deluso, ma molto arrabbiato. Molto deluso, molto arrabbiato e pronto a portare questa regina a contribuire, perché da solo no, sarei troppo presuntuoso, e non lo sono per natura, e a contribuire insieme a coordinatore della Ritec, insieme a Femmina Praticò, a portare questa regina più in alto possibile. Bene così? Ok, grazie. Posto? Grazie e buona serata. Dimmi tu, mister. Thank you.